È il settembre del 1919. L'Italia, stanca e dolente, conta i suoi ragazzi caduti al fronte della Grande Guerra. L'Europa ha cambiato i confini. Molti focolai non sono ancora spenti e tanti delusi hanno voglia di riscatto. È un passaggio delicato della storia recente. Stanno nascendo i grandi partiti di massa e si sentono i forti richiami delle spinte rivoluzionarie. È in questo scenario che si assiste ad una delle imprese più incredibili dell'epoca moderna. E se il teatro dell'azione è la città di Fiume, il suo indiscusso regista è il poeta Gabriele D'Annunzio. La Prima Guerra Mondiale, scoppiata nel 1914, vede il Regno d'Italia come attento osservatore per quasi un anno. È solo nel 1915 che il governo decide di schierarsi a fianco della Triplice Intesa, Gran Bretagna, Francia e Russia, a seguito degli incontri segreti che danno luogo al Trattato di Londra. È un trattato che prevede, in cambio appunto della partecipazione italiana al conflitto al fianco delle potenze dell'intesa, la cessione e di tutta una serie di territori che appunto soddisfano le aspirazioni italiane, con la sola eccezione della città di Fiume. Fiume non era stata mai considerata una città irredenta, perché aveva ottimi rapporti con l'Ungheria, di cui faceva parte, e perché si sapeva che l'Austria avrebbe avuto bisogno ancora di un porto. Improvvisamente invece le cose sono cambiate. I fiumani si rendono conto che stanno per essere annessi a un nuovo Stato nazionale, che non è quello italiano, ma è quello croato, facendo parte della Jugoslavia. Quando la guerra finisce, oltre a lasciare devastanti macerie e milioni di vittime, smuove una serie di sentimenti di rivalsa anche tra gli italiani. Il poeta Gabriele D'Annunzio, soldato interventista, anima gli umori di nazionalisti e irredentisti con il suo formidabile carisma. Gabriele D'Annunzio, dopo la guerra, era l'italiano più famoso nel mondo. Poi, durante la guerra, ha compiuto imprese che il mondo intero ha celebrato, compresi i nemici, la beffa di Bucari, il volo su Vienna, e nel 19 si appresta a diventare anche un conquistatore di città. Si deve sottolineare che D'Annunzio fu uno degli elementi dello sforzo complessivo dell'esercito italiano per vincere una guerra che era diventata una guerra totale e che non si combatteva più solo con le armi. Gabriele D'Annunzio conosce molto bene il potere della parola. I suoi interventi pubblici alimentano un progressivo sentimento nazionalista e la questione adriatica si pone come elemento centrale delle richieste dopo la fine delle ostilità. Il 14 gennaio del 1919 la Gazzetta di Venezia pubblica la Lettera ai Dalmati. È una sorta di manifesto politico nel quale D'Annunzio dichiara di aderire al programma nazionalista intransigente.
Naturalmente la questione della italianità della Dalmazia viene presentata come una missione da intraprendere a favore dei fratelli redenti che rischiano di languire oltre confine. Con la lettera ai Dalmati, D'Annunzio dimostra una volta di più di aver compreso perfettamente lo spirito del suo tempo. Alterna un linguaggio alto e colto a degli appelli che rivolge direttamente al suo popolo e ai suoi lettori. Che valore hanno i segreti dei trattati laboriosi, espedienti della fede fiacca e della paura intempestiva, al paragone delle diritte volontà eroiche? Chi di noi andò sopra Trieste, passando tra fuoco e fuoco, prese possesso di Trieste. Chi violò il Carnaro, nella notte di Bucari, volle riempire la lacuna del patto di Londra. Dal principio alla fine, io fui di quella stirpe, sempre. Mi avrete con voi fino all'ultimo e voi sapete che cosa io intenda con questa promessa. Quando agli inizi del 1919 si apre la conferenza di pace a Versailles, vicino a Parigi, la delegazione italiana si presenta con delle richieste che sono bizzarramente contraddittorie rispetto a ciò che aveva domandato con il patto di Londra. Matura una discussione aperta tra la posizione italiana, della delegazione italiana, e quella degli altri paesi, in particolare degli Stati Uniti, guidati da Wilson. Ecco quindi che scoppia il panico e la richiesta all'Italia, che ha vinto le guerre, di annettere anche Fiume. Si crea quindi la questione di Fiume, ma questo è un problema, Fiume non era prevista dal patto di Londra. La strategia mediatica nazionalista punta su Fiume perché Fiume è decisamente impossibile da ottenere in sede di trattative di pace. Non solo perché il governo non l'aveva richiesta nel 1915, ma anche perché in qualche modo concedere immediatamente Fiume all'Italia contraddice tutta la strategia di Woodrow Wilson, il onnipotente presidente degli Stati Uniti d'America e il protagonista delle trattative di pace. Si tratta in qualche modo di un paradosso. Fiume diventa improvvisamente importantissimo per tutti gli italiani nel momento in cui Fiume non viene concesso al Regno d'Italia. Se si accetta il principio dell'autodeterminazione dei popoli, questa città è a maggioranza italiana. Su questa contraddizione si incaglierà la conferenza della pace. La richiesta di Fiume è ispirata quasi esclusivamente dalla paura dell'opinione pubblica. È questo probabilmente l'aspetto cruciale della questione fiumana. Matura lo scontro, il presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando abbandona per protesta la Parigi e rientra in Italia, cade il governo. Il governo viene affidato all'economista Francesco Saverio Nitti, il quale si trova a fronteggiare la crisi economica post-bellica, ma soprattutto la questione dei confini orientali. Gli irredentisti, fomentati da D'Annunzio, spingono per ottenere Fiume, ma si tratta di una missione diplomatica molto delicata che dovrà essere discussa con il nascente regno di Serbi, Croati e Sloveni. Intanto, sul versante interno, il giornalista e politico Benito Mussolini ha fondato i fasci di combattimento, a cui aderiscono molti reduci interventisti della Grande Guerra. Mussolini, in questa fase, appoggia le idee di Gabriele D'Annunzio e si fa strada l'idea mediatica della cosiddetta vittoria mutilata. Il mito della vittoria mutilata diventò, l'elemento di collante, vorrei dire, fra tutte le anime dell'interventismo che nel dopoguerra si sentirono, per così dire, umiliate. E diventò però anche il
caricato di un significato ideologico vero e proprio, diventò il mito portante della politica estera auspicata dal movimento nazionalista. Un movimento che prende corpo anche nella città di Fiume, grazie alla presenza di soldati italiani e di buona parte della popolazione che chiede di essere annessa al Regno d'Italia. Fiume nel primo dopoguerra è soggetta ad un'occupazione interalleata, però le truppe più numerose sono quelle italiane, in particolare sono presenti alcuni reparti di granatieri che si fiumanizzano molto rapidamente. Il secondo reggimento granatieri viene trasferito, si dovrebbe dire, viene cacciato da Fiume il 25 agosto del 1919. Proprio perché è coinvolto troppo strettamente, troppo emotivamente nelle vicende fiumane. I granatieri devono effettivamente abbandonare la città, ma verranno accantonati poco lontano, nella Venezia Giulia, a Ronchi. Da questo momento i patriotti fiumani, a cominciare dal Consiglio Nazionale, che è la loro espressione politica, si rendono conto che il controllo italiano sulla città ormai è problematico e cominciano disperatamente a cercare un'altra soluzione. L'altra soluzione non può che essere un'impresa di tipo garibaldino. Il problema è trovare un Garibaldi. Sanno che un'impresa del genere sarà un fallimento clamoroso, a meno che non associno alla loro ribellione un uomo simbolo, un uomo immagine, qualcuno contro cui nessun reparto dell'esercito regolare sparerebbe e contro cui difficilmente anche i generali più alti in carica si schiereranno. E quell'uomo è Gabriele D'Annunzio. Siamo a Ronchi, qua vicino a questo edificio ormai in disuso, laddove c'era l'acquartieramento dei granatieri, è stato pronunciato il giuramento da cui è nato tutto. Circa 20 anni dopo, uno dei membri, dei 7 storici membri dei legionari che hanno pronunciato quel giuramento, Rodolfo Cianchetti, lo ha ricordato così nelle sue memorie. Su un tavolo un pugnale di guerra, alla parete le bandiere di Fiume e dell'Italia, il lume di una candela. A un gruppo di subalterni viene letta la formula del giuramento. Chi si sente l'animo temprato come la lama di quei pugnali, giuri. Chi no, resti ad attendere gli eventi. Si fa innanzi per primo un giovane. Stende la mano sul pugnale, legge con alta voce e ferma. In nome di tutti i morti per l'unità d'Italia, giuro di essere fedele alla causa santa di Fiume e di non permettere, mai e con tutti i mezzi, che si neghi a Fiume l'annessione completa e incondizionata all'Italia. Giuro di essere fedele al motto Fiume o morte. Firma. Si avanza un secondo ufficiale, un terzo, un quarto, un quinto, un sesto, un settimo. I 7 giurati di Ronchi decisero di rivolgersi a D'Annunzio perché era l'uomo giusto per quella situazione. Il vate, il comandante, l'eroe, il poeta guerriero, non c'era di meglio che questo rappresentante del nazionalismo e dell'irredentismo italiano come immagine e come capacità di fascino e di trascinamento per compiere questa operazione impossibile, assurda, apparentemente. Il 10 settembre del 1919 Gabriele D'Annunzio è qui, nella sua camera, all'interno della casetta rossa sul Canal Grande a Venezia.
È malato, è febbricitante, ma da Ronchi aspettano una sua decisione, lo aspettano, e alla fine romperà gli indugi e comunicherà che il giorno successivo è disposto a partire. Ma prima vuole prendersi ancora un tempo per riflettere e un tempo per scrivere. Scriverà un articolo che vuole che lo accompagni nel momento in cui entrerà a Fiume e lo invierà alla Gazzetta del Popolo e alla Vedetta d'Italia. E poi scrive due lettere destinate a due direttori di giornali, il direttore del Popolo d'Italia e il direttore dell'Idea Nazionale. Quest'ultimo è Enrico Corradini, nazionalista. L'altro è il leader dei fasci di combattimento, Benito Mussolini. Scrive in questa lettera Gabriele D'Annunzio: «Mio caro compagno, il dado è tratto. Parto ora, domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo da letto febbricitante, ma non è possibile differire. Anche una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine. E sostenete la causa, vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio». L'impresa comincia subito con una beffa, cioè D'Annunzio non vuole iniziare una rivoluzione in gondola, che sarebbe piuttosto ridicola, per trasferirsi dalla Casetta Rossa al Lido dove lo aspetta la sua auto. Quindi ha bisogno di un'imbarcazione veloce, e a chi la fa chiedere? Niente meno che al comandante supremo della Marina Militare Italiana. Da lì D'Annunzio prende questa sua magnifica auto, la T4, che aveva anche il re e pochi altri, e sulle strade dissestate della Friuli di allora arriva a Ronchi. A Ronchi Gabriele passa la notte febbricitante aspettando 20 camion che un ufficiale dell'esercito ha deciso di consegnare. Guido Keller, personaggio straordinario, è andato dall'ufficiale che doveva consegnare i camion e che si è pentito nel frattempo. Con molta semplicità gli ha puntato una pistola alla testa, gli ha detto: dammi i camion, e quello ha detto: prego, si accomodi, li prenda. Così l'impresa può iniziare. Sono le 11 di mattina del 12 settembre 1919. Il generale Pittaluga, il comandante delle truppe italiane stanziate a Fiume, è al confine della città insieme al suo capo di stato maggiore, il tenente colonnello Roncaglia. Ha ricevuto notizia che una colonna di camion con dei granatieri a bordo, guidati da Gabriele D'Annunzio, sta marciando sulla città. Il generale Pittaluga si presenta ad D'Annunzio intimandogli appunto di non proseguire, di non procedere, dicendogli: beh, in fondo io sono un tuo superiore, eccetera. E D'Annunzio, invece, scoprendosi il petto, dice: beh, se volete sparare sui vostri compagni, sparate, cominciate a sparare su di me. Siamo a Cantrida. Qui vicino si trova l'ultimo punto di sbarramento dove si cercava di impedire l'ingresso in città a D'Annunzio e ai suoi legionari. Non distante da questo stadio che vedete qua dietro e che nei mesi successivi accoglierà gli stessi legionari nei momenti di svago e di tempo libero. Proprio qui avviene l'ultimo tentativo formale di interrompere la marcia. Il dialogo avviene tra la folla dei ribelli ed è passato in qualche modo alla storia. Lo stesso Pittaluga, molti anni dopo, lo rievoca in questo modo nelle sue memorie. E il poeta: ho capito, ella generale farebbe anche tirare sui miei soldati, che sono fratelli dei suoi. Ebbene, prima che sugli altri, faccia far fuoco su di me. Mi mostrò il petto, con il distintivo dei mutilati e il nastrino azzurro della medaglia d'oro. Sì, qui, faccia tirare. E con gesto nervoso, per due volte, si picchiò il petto.
ero diventato calmissimo. Non sarò io, figlio e nipote di Garibaldini, che spargerà sangue fraterno, ma lei, da buon soldato, ubbidisca. Gli dissi no, andrò a Fiume a ogni costo. La sbarra fu sfondata da uno scatto dell'autoblinda occupata dal tenente dei bersaglieri Costanzo Ranci, il quale, sempre secondo la leggenda, rispose alle intimazioni dei carabinieri di guardia con quel me ne frego destinato a passare alla storia. Quando D'Annunzio entra trionfalmente a Fiume, le poche centinaia di ribelli partiti da Ronchi sono ormai diventati un corpo di spedizione abbastanza numeroso, perché nel frattempo altre truppe, reparti di arditi, reparti di fanteria di linea, si sono uniti a questa clamorosa ribellione. D'Annunzio venne accolto dai fiumani come un liberatore, ovviamente non da tutti, soprattutto dagli italiani, da quelli che volevano l'annessione all'Italia e che l'avevano chiesta, che erano la maggioranza in città. Fu un ingresso trionfale, folla immensa sotto la terrazza del Palazzo del Governo, un primo discorso brevissimo che però dà già l'idea di quello che accadrà, cioè il poeta al comando, primo poeta al comando della storia dell'umanità, che conquista la folla e la seduce col suo solo essere lì e con le sue parole. E da questo balcone, al cospetto di una folla acclamante di legionari, D'Annunzio ha pronunciato il suo primo discorso dopo l'ingresso nella città di Fiume. Italiani di Fiume, eccomi. Non vorrei pronunziare oggi altra parola. Ecco l'uomo, che ha tutto abbandonato di sé e tutto ha dimenticato di sé per essere libero e nuovo al servizio della causa bella, della causa vostra. E non domando se non di ottenere il diritto di cittadinanza nella città di vita, il privilegio di cittadinanza, il beneficio solenne. Italiani di Fiume, lo spirito notturno di Bucca rivige. Pochi siamo contro molti, siamo pochi contro il mondo. Tuttavia siamo più di 30 e abbiamo più di 3 gusci e più di 6 mitragliatrici. Non soltanto in coraggio, ma in numero ci moltiplicheremo. Io non ho mai misurato le forze al compito. Dopodiché D'Annunzio vi spiega la bandiera di Randaccio. Vi mostro questo sudario del sacrificio, questo indizio fatale del compimento. Ora, con cittadini e con militoni, innanzi alla bandiera del Timavo, dove è rimasta effigiata l'immagine sublime del fante che vi poggiò la testa. Mi riconfermate voi unanimi il plebiscito del 30 ottobre 1918? Ebbene, dico sotto il cielo aperto, in vista dell'Adriatico. Credo interpretare l'ansia profonda di tutta la mia nazione vera, dichiarando oggi restituita, per sempre, la città di Fiume all'Italia madre. Io ero a Fiume quando arrivò D'Annunzio e quella mattina tutto il popolo si avviava verso Cantrida spargendo foglie di lauro, la strada era proprio tappezzata come di coriandoli di un giorno di carnevale. C'era questa folla animosa, gridante, non si sapeva ancora di certo cosa si trattava, sapevamo e non sapevamo. I fiumani gridavano Italia o morte e i soldati gridavano Fiume o morte. Il giorno successivo Nitti manda un telegramma che dice che bisogna a un certo punto reprimere in ogni caso l'azione che sta portando avanti
in maniera destabilizzante questo avventuriero. Nitti si presenterà poi alla Camera, pronuncerà un discorso molto roboante, molto severo nei confronti dei disertori, ma il problema è che questa reazione violenta e anche abbastanza scomposta di Nitti non ottiene alcun risultato. Il corpo di occupazione italiano abbandonerà la città insieme agli altri corpi di occupazione, ufficialmente per evitare scontri, sostanzialmente perché si pensa che nessuna forma di repressione, nessuna forma di ripristino dell'ordine pubblico sarà possibile. Il problema di Nitti è quello di cercare di utilizzare di fatto a questo punto l'impresa fiumana come arma, diciamo, all'interno delle trattative nella pace. Quando D'Annunzio prese Fiume non c'era un progetto sul dopo, straordinariamente, perché si pensava che Nitti sarebbe caduto, talmente era grave quello che accadde. E invece il governo Nitti resiste, nonostante lo scossone. Intanto Benito Mussolini lancia la sottoscrizione per finanziare il VATE nell'impresa e l'economista lucano al governo diventa sempre più l'obiettivo delle invettive pubbliche di D'Annunzio. Il 30 settembre 1919 si raduna una folla di fiumani e fiumane che inneggiano a D'Annunzio e insultano Nitti. D'Annunzio si affaccia dal balcone e utilizza un epiteto destinato a rimanere famoso. Definisce Nitti cagoia. L'espressione cagoia D'Annunzio la prende da una parola del dialetto friulano che indica, per così dire, una lumaca. In quello stesso discorso D'Annunzio sostiene che alla indecisione, alla debolezza, alla lentezza appunto di Cagoia bisogna opporre l'attivismo, l'energia, eccetera, di uomini veri, di uomini che non siano teste di legno ma teste di ferro. E testa di ferro, sintomaticamente, sarà poi il titolo del giornale degli arditi fiumani diretto da Mario Carli. Fiume, intanto, è in piena trasformazione. Legionari, arditi e tanti altri giovani avventurieri riempiono le strade e animano la città, diffondendo un clima sospeso di ribellione ed euforia. Gli ufficiali che hanno guidato la ribellione erano tutti giovanissimi ufficiali di complemento. Non solo perché saranno costoro a reggere le sorti della ribellione e dell'occupazione fiumana, ma anche perché erano quelli generazionalmente, culturalmente, emotivamente più propensi a disobbedire a un ordine diretto. Tra i pochi esempi di ufficiali di mestiere che partecipano all'impresa fiumana viene spesso citato il generale Ceccherini o il maggiore Carlo Reina. Sono due tra i pochissimi esempi di alti ufficiali, ufficiali superiori di mestiere, che in qualche modo avranno a che fare con la sedizione di Ronchi, con la ribellione di Ronchi. Ceccherini è un generale in disgrazia. È un generale privato di incarichi, privato di responsabilità, sta praticamente per terminare la sua carriera. E per lui Fiume rappresenta semplicemente un prolungamento della sua possibilità di stare sulla scena pubblica, un'ultima occasione, forse anche un'occasione per salvarsi la carriera. Siamo ad Aurisina, la vecchia stazione di Nebresina, 100 anni fa, quando era ancora impero austro-ungarico. Nei giorni che vengono subito dopo la marcia di D'Annunzio verso Fiume, transitano numerosi volontari che vogliono raggiungere il poeta nella città di vita. E da questa località transiterà anche Giovanni Bartoli. Giovanni è un ragazzo del 99, nato a Roma, che ha combattuto la Prima Guerra Mondiale con gli arditi. Thank you.
Racconta Giovanni. La mattina dell'11 settembre il mio maggiore mi chiamò nel comando facendomi leggere una lettera. La lessi, alquanto sorpreso. Scriveva il mio colonnello Repetto da Trieste, dicendo e raccomandandosi al maggiore di farmi tornare al terzo gruppo per motivi importanti. Il mattino del 12 arrivai a Roma. La sera, verso le 5, un'edizione straordinaria dei giornali annunziava una cosa inaspettata. Gabriele D'Annunzio occupava la città di Fiume. Promisi che la mia meta non sarebbe stata altra che quella di Fiume. Partì col direttissimo Roma-Trieste alle ore 6. Arrivato a Nebresina, si dovette scendere per cambiare treno. Una sorveglianza di carabinieri sulla linea mi consigliò di stare guardingo. Arrivato il treno che mi doveva condurre a Fiume, vi montai sopra. In quel mentre arrivano i giornali. Ad un certo punto un nome mi colpì. Il colonnello Repetto, alla testa di un reparto di arditi, era entrato anche lui a Fiume assieme alle truppe comandate da D'Annunzio. Il mio entusiasmo non ebbe più limiti. Fiume fu un grande magma, accorsero persone con intenzioni molto diverse e grosso modo c'erano i ragionevoli da una parte e gli scalmanati dall'altra. Gli scalmanati rappresentavano la vera anima di Fiume. Certamente erano partiti con l'idea dell'annessione di Fiume all'Italia e quindi erano mossi da ideali patriottici e nazionalisti. Però la rivolta di Fiume si allargò ben al di là di questo obiettivo e diventò appunto una rivolta generazionale, di una generazione che aveva fatto la guerra e sentiva di essere diversa dalla generazione dei padri. Quindi una rivolta complessiva, globale, che implicava anche il costume, l'esistenza, e questo aspetto è molto importante sottolineare quando si parla di Fiume. Ben presto Fiume, usando la parola di D'Annunzio, il termine usato da D'Annunzio per definire il carattere di questa città, la città di vita, diventò una piccola controsocietà, non propriamente in linea con la morale corrente. Quindi una grande libertà in senso lato, libertà sessuale, emancipazione delle donne, omosessualità, droghe, tutto questo scandalizzava enormemente i perbenisti. Guido Keller vide che c'erano questi giovani, anzi giovanissimi, che si erano creati un pittoresco accampamento nei cantieri, in prossimità dei cantieri navali della città. Non facevano nulla, erano arrivati a Fiume così in cerca di avventure, facevano il bagno, si tuffavano. E allora lui li organizzò, li mise insieme e li costituì in compagnia a disposizione di D'Annunzio. La disperata è stata una delle tante invenzioni dell'istrionico Guido Keller. Un gruppo di ragazzi che bivaccava qui, nel porto Barros, all'interno dei vecchi cantieri navali abbandonati della città. Giovanni Comisso li descrive così. Se ne stavano nudi a tuffarsi dalle prue delle navi immobilizzate. Altri cercavano di manovrare vecchie locomotive che un tempo correvano tra Fiume e Budapest. Altri, arrampicati sulle gru, cantavano. Gli apparvero ebri e felici. Li fece adunare e li passò in rassegna. Erano tutti bellissimi, fierissimi e li giudicò i migliori soldati di Fiume. Inquadrò questi soldati, che tutti chiamavano i disperati per la loro situazione d'abbandono, e li offerse al comandante come una guardia personale. La sua decisione fece scandalo tra gli ufficiali superiori, ma il comandante accettò l'offerta. C'erano le ragazze che si erano unite ai legionari, vi sono state donne che sono andate a Fiume al seguito di mariti, fidanzati, fratelli, ma anche donne che sono andate da sole, che hanno deciso di varcare il blocco e immergersi in questa grande vita. In genere le donne si dedicavano all'assistenza civile e quindi a una forma di volontariato. Thank you.
Guido Keller è forse il personaggio più rappresentativo dell'impresa, dell'anima dell'impresa, diciamo. Lui diventò segretario d'azione di D'Annunzio. Era l'unico a Fiume che potesse dare del tu al vate. Era un personaggio molto singolare, perché in realtà era quanto di meno militaresco si potesse concepire. Non amava le divise, non amava la disciplina, era un uomo così disordinato negli abiti, con una grande barba, capelli lunghi. Insieme a Giovanni Comisso decisero di fondare un gruppo, decisero di prendere un nome che ricordava l'Oriente, il gruppo Yoga. Disprezzavano il mondo occidentale, il carrierismo, la società europea basata sull'industria, e guardavano a Oriente e al mondo libero dall'ossessione del denaro. Lui agiva apparentemente democratico, cioè non voleva prendere decisioni se non d'accordo con i suoi collaboratori. Viceversa, aveva una tattica tale che non potevano uscire dalle rotaie che lui prospettava. La sua formula era l'arte di comandare e di non comandare. Comisso è stato l'anima più lirica che esistesse a Fiume, e quindi ci ha saputo raccontare i personaggi, gli eventi. Tra questi personaggi ve n'era un altro, legatissimo a Keller e a Comisso, ed era il ministro degli esteri di D'Annunzio, Leon Kocinski. Kocinski era un simpatizzante della Russia dei Soviet e tentò di dar vita alla Lega di Fiume, che avrebbe dovuto riunire tutti i popoli oppressi della terra contro le grandi potenze occidentali. Fiume in quei giorni diventa un laboratorio politico e sociale nuovo e diverso da tutte le dinamiche politiche europee. Mentre la stampa italiana segue a distanza le vicende oltre Adriatico, Fiume deve fare i conti con la gestione quotidiana delle necessità dei cittadini, così come deve fare fronte all'embargo economico a cui la città è assoggettata. A Fiume i rifornimenti sono difficilissimi. Inoltre D'Annunzio è un poeta e non sa amministrare la città, evidentemente. Ci sono grossi problemi finanziari, l'economia è ferma. Poi D'Annunzio non si accontenta di amministrare Fiume, ma ha grandi progetti. La città è assediata. E in una città assediata che si fa? Finché c'è cibo si fa festa, ci si diverte. La cattedrale di San Vito, il patrono di Fiume. Per capire il clima di festa continua che si viveva in questa città nei mesi dell'occupazione d'annunziana, basta leggere delle pagine di Leon Kocinski, scritte proprio in occasione della festa patronale. Mai scorderò la festa di San Vito, patrono di Fiume, il 15 giugno 1920. La piazza illuminata, le bandiere, le grandi scritte, le barche coi lampioncini fioriti e le danze. Si danzava dappertutto, né era la mollezza voluttuosa delle barcarole veneziane. Piuttosto un baccanale sfrenato. Forse alla vigilia di morire, nell'incendio o sotto le granate, Fiume, squassando una torcia, danzava davanti al mare. Dopo le elezioni politiche del novembre 1919, il governo Nitti propone al comandante D'Annunzio e al suo capo gabinetto Giovanni Giuriati un accordo diplomatico per risolvere la questione fiumana, una soluzione denominata modus vivendi. Il modus vivendi è una proposta che viene presentata dal governo italiano, appunto,
a Fiume e che riguarda un progetto in base al quale il governo italiano si adopererebbe per mantenere lo stato di Fiume sostanzialmente indipendente. Nel referendum nel dicembre del 19 i fiumani si espressero per accettare la soluzione diplomatica, diciamo. Ma D'Annunzio a quel punto, con i suoi rivoluzionari, ha deciso che l'impresa non è più soltanto Fiume. Bisogna esportare la rivoluzione in Italia e al mondo. La conseguenza di questa mancata accettazione del modus vivendi è una conseguenza importante per diciamo, la storia dell'impresa di Fiume, perché è in questa occasione che una serie di personaggi che avevano avuto un ruolo importantissimo all'interno dell'impresa, penso a Giovanni Giuriati, che era capo di gabinetto di D'Annunzio, decide di dare le dimissioni. A Giovanni Giuriati succede come capo di gabinetto di D'Annunzio Alceste De Ambris. Alceste De Ambris è un personaggio mitico del rivoluzionarismo italiano. Dalla fase nazionalistica rappresentata dall'epoca di Giuriati si passa ad una fase che ormai è sostanzialmente rivoluzionaria. La rivoluzione inizia con la stesura di una Costituzione, originale e innovativa, tesa a fare di Fiume un avamposto politico-sociale internazionale. Tutto questo poi De Ambris lo traduce, diciamo, in un documento ufficiale, cioè la Carta del Carnaro. La stende fra il gennaio e il marzo del 1920, poi D'Annunzio la rimette in bello stile, diciamo così, sostituisce qualche cosa, fra le quali la parola Repubblica, che non gli piace, la sostituisce con la parola reggenza. La Carta del Carnaro è un documento visionario, ma non nel visionario nel senso di folle, nel senso che vede il futuro. A Fiume si anticipa quello che nel resto del mondo avverrà decenni dopo. L'assoluta parità dei sessi, il salario minimo, il welfare state e poi individua una struttura economica di tipo corporativo, sia pure un corporativismo diverso, malgrado quello che dirà il fascismo, da quello che appunto i fascisti cercheranno di realizzare. Il 30 agosto del 1920 viene presentata la Carta del Carnaro. A declamarla in pubblico, proprio da questo teatro, dal Teatro La Fenice, è lo stesso Gabriele D'Annunzio, alla presenza di una folta rappresentanza delle autorità, della cittadinanza e dei suoi legionari. Dei fondamenti, articolo numero 1. Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovranità non oppugnabile né violabile, fa centro del suo libero Stato il suo corpus separatum, con tutte le sue strade ferrate e con l'intiero suo porto. Articolo 3. La reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di popolo, res populi, che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le più larghe e le più varie forme dell'autonomia. Articolo 4. La reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione. Articolo 5. Ma amplia ed innalza e la reggenza protegge, ogni altro diritto, difende, preserva tutte le libertà e tutti i diritti popolari.
assicura l'ordine interno con la disciplina e con la giustizia. Articolo 6. Si studia di ricondurre i giorni e le opere. Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi, sono e si sentono uguali davanti alla nuova legge. Articolo 7. L'esercizio dei diritti. Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti garantite a tutti i cittadini. Articolo 8. Ogni culto religioso. Gli statuti garantiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi l'istruzione primaria in scuole chiare e salubri, l'educazione corporea in palestre aperte e fornite, il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere. Gli ammalianti e carismatici discorsi del poeta si devono arrendere di fronte alla politica reale. Quella politica che il veterano Giovanni Giolitti, subentrato a Nitti alla guida del governo nel giugno del 1920, conosce e pratica molto bene. Da una parte abbiamo un Giolitti che è un profondo conoscitore del gioco politico e delle regole del gioco politico. Dall'altra parte abbiamo un altro giocatore, D'Annunzio, che crede di essere un giocatore politico, ma che è portato a giocare attraverso l'azzardo, il gioco d'azzardo. D'Annunzio sa bene che Giolitti è un uomo forte. Il momento dei trattati è maturo. Giolitti decide un accordo bilaterale fra Italia e Jugoslavia, che sarà il Trattato di Rapallo. Il Trattato di Rapallo del novembre 1920 è l'inizio della fine della grande avventura fiumana per Gabriele D'Annunzio e per i suoi legionari. In una trattativa bilaterale tra Italia e Jugoslavia c'è un divario di potenza enorme, evidentemente, quindi la Jugoslavia deve soccombere. Soccombe anche perché Giolitti cambia politica estera grazie al suo ministro degli esteri Sforza. In qualche modo Sforza è riuscito a ottenere tutto ciò che si poteva ottenere e anche qualcosa di più. Lo Stato jugoslavo esce umiliato dalle trattative con l'Italia. Questo accordo prevede l'annessione di tutti i territori previsti dal patto di Londra, meno la Dalmazia, e viene annessa soltanto Zara, che è l'unica città a maggioranza italiana. Fiume diventerà stato libero contiguo all'Italia. D'Annunzio ha cercato di inserirsi nelle trattative, scrivendo per esempio a Sforza, che non gli ha mai risposto e non ha mai preso in considerazione le sue proposte. Tutto ciò che i nazionalisti avevano chiesto nel 19, tutto ciò che i militari avevano chiesto nel 19, tutto ciò per cui Fiume era diventato una sorta di centrale meteorologica dei mali del paese, Sforza l'ha ottenuto solo con parole molto accorte e solo con trattative molto intelligenti. C'è una clausola ovvia nel trattato di Rapallo: D'Annunzio e i legionari devono andarsene da Fiume. D'Annunzio rifiuta. Ci sono tutta una serie di personaggi anche all'interno della stessa impresa fiumana e dello stesso entourage d'Annunziano che cominciano a ritenere che in quel momento quella situazione sia la situazione diplomaticamente più conveniente. Lo stesso De Ambris a un certo punto si rende conto che il Trattato di Rapallo rappresenta per quel momento la soluzione ottimale. D'Annunzio rifiuta perché non può permettersi semplicemente di tornare a una vita pacifica e tranquilla, perché il suo protagonismo mediatico sarebbe finito. L'ostinazione del Vate non può che far precipitare le cose. L'esercito italiano è pronto a entrare in azione e Giolitti ritiene le vicende fiumane un problema marginale da risolvere velocemente. Il generale Caviglia è un veterano decorato della Grande Guerra e a lui tocca l'ingrato compito di porre fine all'occupazione dei legionari d'Annunziani. Sono i giorni di Natale del 1920 e il generale Caviglia è stato incaricato da Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio del governo italiano,
di reprimere con la forza la ribellione fiumana. Si tratta ormai di una questione di ore. Fiume deve tornare libera. Fiume deve essere eretta in stato autonomo. Gabriele D'Annunzio e i suoi legionari devono andarsene, con le buone o con le cattive. È D'Annunzio che dichiara appunto lo stato di guerra alla vigilia di Natale. C'è la convinzione che a Natale non succederà nulla, ma in realtà il piano italiano è un piano che è stato fatto, studiato, portato avanti in previsione appunto di un attacco che avrebbe dovuto avvenire fra il 24 e il 25 di dicembre. I legionari fedeli a D'Annunzio si preparano alla difesa con barricate e armamenti. Sono giorni drammatici, destinati a passare alla storia come l'ultima grande locuzione del poeta, il Natale di sangue. 5 giorni di scontri tra il regio esercito di Caviglia e le truppe legionarie, che lasciano sul campo una 50ina di caduti. Ma è il cannoneggiamento della corazzata Andrea Doria contro il palazzo del governatore che mette la parola fine all'impresa rivoluzionaria. Un inizio di guerra civile, sconvolto da questa situazione, soprattutto nel momento in cui la nave Andrea Doria, la più potente nave della Marina Italiana, spara alla finestra del suo studio per ucciderlo, chiaramente D'Annunzio capisce che deve finire l'impresa. Lui ha scritto un testo molto chiaro al momento della resa. Ha scritto che un'Italia che mi spara non merita né la mia vita né la mia morte. Dopo questo episodio D'Annunzio ha un crollo psicologico. Non è paura fisica, no? Perché D'Annunzio ha affrontato la morte tante volte, ma è un crollo psicologico. D'Annunzio si rende conto che lui, che crede di impersonare l'Italia vera, in realtà l'Italia vera lo vuole morto. E quindi quella è la fine di tutto. Il 2 gennaio 1921 i caduti del Natale di sangue, legionari e regolari, vengono seppelliti insieme nel cimitero di Cosala. Pochi giorni dopo, il 18 gennaio, il poeta lascerà Fiume. Qui D'Annunzio, a capo scoperto e avvolto nel suo cappotto, pronuncia l'arringa della riconciliazione. Miei legionari, milizie fiumane, popolo mutilato di Fiume, qui sono i nostri compagni e qui sono i nostri aggressori, fratelli gli uni e gli altri a noi e alla nostra angoscia, allineati nel silenzio perpetuo, agguagliati nella requie eterna. Mettiamo nella terra i morti, risorgeranno. Il martirio è semenza e anche la colpa è semenza. Inginocchiamoci e segniamoci. Armati e non armati, crediamo e promettiamo. Davanti a questi morti che riconciliano la nostra speranza, o mie legioni eroiche, o mia forza inseparabile, giuriamoci per una lotta più vasta e per una pace di uomini liberi. D'Annunzio del dopo Fiume è ancora più celebre, cioè a quel punto è veramente uno degli uomini più famosi del mondo. Tutto il mondo ha seguito l'impresa di Fiume per 16 mesi. Il regime lo aiuterà
per distrarlo, tenerlo occupato e in qualche modo impossessarsi di lui a costruire questo stupendo vittoriale, ma certamente un uomo deluso, stanco, che non vuole più avere molto a che fare con il consorzio umano, tantomeno con la politica italiana. D'Annunzio inventa la nuova politica. La nuova politica, cioè il rapporto diretto tra il capo e le masse, in cui le masse si sentono coinvolte nella politica. Diffonde all'interno dell'immaginario collettivo del paese tutta una certa serie di comportamenti politici, di rituali che sarebbero stati fatti propri dal fascismo. Esempio, il discorso dal balcone, l'uso di simboli, il pugnale votivo, la fiamma e via dicendo. Una sorta di religione secolare in un'ambientazione laica. Era una rivoluzione che D'Annunzio non aveva la forza di fare, soprattutto perché non aveva l'abilità politica. Mussolini ci riuscirà grazie alla propria abilità politica e ci riuscirà tradendo D'Annunzio, cioè non solo rinviando continuamente il momento di aiutarlo, ma contemporaneamente trattando con Giovanni Giolitti per schierarsi insieme a lui. Dal punto di vista nazionale è fuori di dubbio che l'impresa di Fiume abbia fortemente indebolito la credibilità dello Stato liberale. Fiume rappresenta un punto di svolta nel clima da guerra civile che attraversa l'Italia. Ha rappresentato in qualche modo l'occasione per una mobilitazione isterica dei nazionalismi. Fiume rappresenta il fatto che la guerra non è finita. Quel tipo di rituali, quel tipo di manipolazione delle masse, quel tipo di costruzione del consenso finisce per essere il modello che verrà fatto proprio da regimi autoritari e o totalitari di qualsiasi colore. Quindi Fiume finisce per essere, uso l'espressione di uno storico americano, il microcosmo del mondo moderno.